Faccio questo lavoro, quello di commentare i tornei, organizzare eventi, ormai da 2 anni in maniera fissa, quindi ogni settimana, quasi ogni due, parto, vado in un altro posto, mi siedo ad una sedia, presto la mia voce alle gare dei ragazzi, torno a casa, riabbraccio i bambini, è quasi una routine e solo dopo l'evento mi sono accorto di questa cosa, che io fondamentalmente ero player nella prima nazionale di videogiochi mai creata. Non ufficiale, ci tengo purtroppo a sottolinearlo, ma reale. Non è che noi non ci sentivamo dalla nazionale italiana, anzi, ci sentivamo e come. Avevamo la maglietta, avevamo la tuta, avevamo tutto, però non c'era una federazione appunto alle spalle a dire effettivamente questi sono gli azzurri. E sono stato il telecronista della prima nazionale italiana invece ufficiale, appunto, che riconosciuta dal CONI, riconosciuta dalla FIGC, che è quella che si è formata. Tra l'altro, facciamo anche i nomi dei ragazzi: i nickname Nick Aldan, Naples 17X, Alonso Gray Fox e NPK. Questi sono i nostri azzurri qualificati al torneo finale. E dicevo, l'ho notato dopo e caspita, ci ho riflettuto, ho detto wow, che viaggio, cioè quest'hobby dove mi ha portato, adesso è un lavoro, al tempo era un hobby, è stato un hobby anche quando ci lavoravo, cioè io dal 2005 al 2009 anche lì partivo una volta ogni 2 settimane da fare un evento, ma intanto facevo un altro lavoro, quindi dal lunedì al venerdì facevo il lavoro, venerdì mattina prendevo il giorno di permesso, salivo, andavo a Bolzano, chissà dove. Poi tornavo lunedì, rilavoravo e ho due riflessioni da fare. Da una parte, nessuno ha parlato di questa cosa. Devo essere sincero, solo voi di Sport Mag, che ringrazio molto. E quindi, da una parte, la mia riflessione è un po' negativa, malinconica, cioè, ok, sì, gli sforzi sono stati tanti, non sono riconosciuti, probabilmente, o il mondo è troppo piccolo questo dell'ISPO. È chiaro che la gente di me si ricordano i giocatori che ho commentato nel 2006 per PES. Io commentavo PES, tra l'altro, commentavo i campionati nazionali di PES, la famosa EPS. Loro si ricordano di me, ci mancherebbe, però fondamentalmente, non essendo stata una cosa grande che ha scritto delle grandi storie, poi non è successo che successivamente qualcuno si ricordasse, e addirittura mi sono dovuto mettere io sulla pubblica piazza per cercare appunto di far ricordare certe cose che la gente si è dimenticata. E dall'altra invece chiaramente è una cosa molto positiva che mi viene in mente, cioè il fatto veramente di aver fatto come i calciatori veri, come Bergomi, che abbiamo citato prima, che prima è un calciatore nazionale e poi si è trovato a commentare le partite. E, che dire, è comunque un grande privilegio e veramente una cosa che non scorderò mai nella mia vita a 41, come non la scordavo a 20. E è comunque interessante che, se ci pensi, a livello proprio di Italia in generale ci sia comunque una continuità, cioè è giusto, è corretto e sacrosanto che al di là dei follower, di tutta questa roba qui, ci sia gente comunque all'interno del movimento, che veniva dall'interno del movimento, continua a essere nel movimento e fa cose nel movimento. Io ho fatto questa strada, è quella che preferivo, ma ci sono tantissimi altri esempi virtuosi, Amir the Makers, Brambi degli Exceed, tutti ex player che poi hanno portato avanti un'idea imprenditoriale in quel caso, ma lo stesso Daniel Spindoffer di Pro Gaming Italia, io l'ho incontrato in quella prima nazionale, eravamo player insieme e insomma questa mi sembra una cosa, ripeto, interessante, quantomeno è una bella storia da raccontare.